Allora, Simone, questi due idrocarburi sono uno l'ottano e uno l'isottano, ma non sappiamo quale. Ora tu gli darai fuoco, perché tutti gli idrocarburi bruciano. Ok. Senza tenerlo in mano però, perché sennò rischi che ti prendano fuoco i guanti. Metti la fiamma, l'accendino lì vicino, vediamo se c'è abbastanza vapore. No, da dentro, da sopra. Ah, da sopra. Ecco, ora l'altro. Oh, esplodi. Dai, Maria, mo esplodi. Quale dei due secondo voi è più volatile? E quindi probabilmente che cos'è quello? Allora facciamo così, lo inclini. Ah, io lo tengo inclinato. Vai vicino, più vicino. Va. Ho fatto una mole. Prende fuoco, prof. No. Prova lì, proprio su, su. Va, bro, non via. No, ci prova a prendere, però poi non... Allora. Caputtana. Mi sono bruciato un dito, questo dito. Adesso questo lo spegniamo un attimo. Perché voglio che prenda fuoco tutti e due, però voglio anche risparmiare la quantità di solvente, quindi lo mettiamo i recipienti via. Facciamo parte di scommesse. Chi pensa che Mariani mo muore? Può! Fai là con maggiore precauzione. No. Prendono tutti e due. Allora, quello che dovete notare adesso, se bruciano nello stesso modo, li allontano un po', se no non si capisce bene la differenza. C'è una differenza fondamentale tra i due? Quello a sinistra c'è le fiamme più alte. Fa un sacco di fumo nero. Annerisce la ciotolina, mentre qua... E di là la ciotolina nemmeno si annerisce, ma molto meno però. E la fiamma è molto nera. E non c'è quasi. Adesso c'è da chiuderle però, perché sennò scatta l'allarme. Bella. Scattiamo l'allarme, via. Ci vuole qualcosa di piatto da mettergli sopra. Lo poteva fare sotto cazzo. Sì. Sacrificiamo. Morte. Ok, allora avete notato adesso una cosa, quello che avete constatato è una cosa fondamentale, cioè che gli idrocarburi più ramificati bruciano di meno, cioè bruciano parzialmente e producono quindi più fumo. Quello che produce quello più ramificato, cioè l'isottano, questo, no? Questo qua, il primo a sinistra, era l'isottano, quello là era l'ottano normale. E quindi producono più fumo, perché il fumo non sarebbe altro che carbone, carbonio. Ok? Questo carbonio è quello che diciamo rimane nel fumo. Se anche il carbonio bruciasse, che cosa si otterrebbe? Come avviene di più nell'altro, nell'ottano? Meno fumo. Sì, ma che prodotti si ottengono bruciando il carbonio? CO2. Ok, quindi la maggior parte dell'idrocarburo brucia formando CO2, o almeno dell'ottano. Questo non lo so se sarà la maggior parte quello che diventa CO2, probabilmente sì, però c'è una parte che invece brucia diventando solo carbonio, e poi questo carbonio non riesce a bruciare, magari anche perché la temperatura è troppo bassa. Ok, invece c'è anche la possibilità che bruci formando monossido di carbonio. Okay? Adesso vediamo le reazioni di combustione alla lavagna.